Non dare al diavolo l'opportunità di condurti nel peccato tenendo il rancore, nutrendo l'ira, nutrendo il risentimento, coltivando l'amarezza. Versetto 29. Non lasciare che le parole malsane, sporche, profane, inutili, volgari escono mai dalla tua bocca, ma solo il discorso che è buono per edificare gli altri, in base alla necessità, all'occasione, in modo che sia una benedizione per coloro che ascoltano. Non rattristare lo Spirito Santo, ma cercate di piacergli. Non rattristiamo lo Spirito Santo, dal quale siete stati sigillati e segnati, cioè brandizzati come proprio di Dio, per il giorno della redenzione, la liberazione finale dalle conseguenze del peccato. Lascia che ogni amarezza, ira, rabbia, clamore, animosità, perpetuo, risentimento, lotta, accertamento di difetti e calunnia siano allontanate da te. Qua dice poi accertamento di difetti. Insieme a ogni tipo di malizia, cioè ogni dispettosità, abuso verbale, malevolenza. Siate gentili e disponibili gli uni agli altri, teneri di cuore, compassionevole, comprensivo, perdonandovi gli uni gli altri, prontamente e gratuitamente, proprio come Dio in Cristo ha perdonato anche voi. Se viviamo nell'ira, nell'amaritudine, nutriamo il diavolo. Nella critica nutriamo il diavolo. E lui, attraverso quel posto che noi gli diamo, questo è il rischio, quello di dare un posto, egli distrugge tutto. Distrugge famiglie, distrugge lavoro, distrugge economie, distrugge tutto. Anche le cose della Chiesa, dove tu hai influenza. Purtroppo sì. Ecco perché noi dobbiamo non dare posto al diavolo. Non diamo posto al diavolo. Vinci, vinci, confessando il tuo peccato, chiarendo ogni cosa. Ama, abbi misericordia, sii lento all'ira, pietoso, perdonatore, perdona tutto, a tutti. Questo è il consiglio, nel nome di Gesù Cristo. Non diamo accesso al nostro nemico spirituale, non diamo accesso.